E noi andiamo invece a concentrarci sull'atleta che è già scesa sul ghiaccio, Anita Mansell. Ha una musica che conosci bene, poeta di Vincente Amigo. Guardi conoscerla, sì. Straordinaria musica che ha portato la tua coppia sul terzo gradino del podio in questa Stefania Bertone, Andrea Otrak, lo ricordiamo, nelle coppie d'artisti che hanno conquistato la medaglia di bronzo, Anna Cappellini e Luca Lanotte, medaglia di bronzo nella gara della danza. Triplo loop, doppio toe loop, molto alto, molto bello. Oh no, anche lei è caduta, sì, su un incrociato. Stasera è la sera delle cadute strane. Triplo toe loop, molto alto, molto bello. Axel, doppio toe. Come condiziona la musica? Sai che ho l'ansia perché la musica ovviamente è del libero dei due ragazzi e quindi immagino che tu la viva così. E poi è inevitabile, guardi lei e pensi ai tuoi ragazzi. Lo facciamo noi. Questa parte è diversa, quindi mi rilasso. Che bellissima questa musica, davvero. Sì, è molto bella. Doppio Axel. E questa è la prova con questa musica, ovviamente, che a noi non può che ricordarci Stefania Bertone, Andrea Otrak, la musica di Vicente Amigo. Anita Madsen, l'atleta danese, che lei ha ottenuto nello short la 17ª posizione. Andremo a vedere, lei
per poter andare in testa dovrebbe battere 99,17, ma il suo personal best è molto basso, è 78,49. Tra l'altro lei è proprio al debutto qui all'Europeo ed è la campionessa nazionale. Sì, esatto, la campionessa nazionale. Io sinceramente non l'ho vista molto in giro questa ragazza, pare di capire che si alleni in Canada. Sì, si allena anche in Canada. Sì, ha uno stile molto, molto canadese questo che presenta, abbastanza classico canadese. Salta bene, oggi ha commesso qualche errore di troppo, però ci sono delle buone potenzialità, vedi questo primo triplo loop, bello, alto, scorrevole, molto, molto scivolato. Poi e dopo questa la caduta... Poverina veramente, si guarda gli allenatori. Ieri era uno spettacolo gli allenatori di questa ragazza, veramente saltavano con lei, ecco vedi anche oggi. Anche oggi mi sembrano belli, belli carichi. Infatti c'erano delle spettatrici che mi hanno detto a un certo punto guardavamo gli allenatori perché era veramente, ieri io li ho visti saltare, sì, hanno sì. Fatto delle cose assurde. Però è bello vedere come voi allenatori proprio siete così coinvolti. Sì, sì, per fortuna non hanno preso mai durante il corto perché ho fatto di quelle cose folli. Però ero dietro un po' nascosta coi miei. Sì, perché poi dal lato della nostra tribuna non possiamo vedervi benissimo perché siete proprio qui sotto, sì, diciamo sì. A strapiombo e non riusciamo a vedervi perfettamente. Ma il pubblico dall'altro lato ovviamente può godersi il vostro spettacolo nello spettacolo. Prima della spirale ho stritolato il braccio del medico Davide Tornese, che credo che per una settimana andrà in giro con il livido sul braccio. E sarà anche contento, secondo me, alla fine del suo livido. Sì, alla fine sì. Anita Madsen, soddisfattissimi con il punteggio di 85,38, 44,60 per il tecnico, 41,78 i components, la detrazione inevitabile. Beh, però sì, ha avuto un buon punteggio con 133,35 e in quinta posizione, contentissimi davvero al Kiss and Cry. Noi andiamo a vedere qual è la situazione fino a questo momento, poi daremo la linea a Torino per la pubblicità e per Perle di Sport, c'è il rifacimento del ghiaccio qui a Zagabria. Allora eccola la situazione, vedete al comando abbiamo Mae Berenice Mete con il punteggio di 147,14, poi Kerstin Frank per l'Austria con 143,56 e in terza posizione Elene Gedemanishvili con 142,71. Noi ci fermiamo qui, ma vi ricordiamo che poi la gara riprenderà e riprenderà e come, perché ci aspettano gli ultimi due gruppi.